Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Leggiamo da questo libro intitolato Una raccolta di lezioni sulla Bhagavad Gita così com'è. Di sua divina grazia, Abhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, acharya fondatore del movimento internazionale per la coscienza di Krishna. Ora continuiamo a leggere una lezione sulla Bhagavad Gita così com'è, sesto capitolo, verso numero 1, tenuta da Srila Prabhupada a Los Angeles, il 13 febbraio del 1969. Allora, un devoto chiede: dovremmo sempre cercare di agire? Discriminatamente e sempre cercare di servire Krishna e non avere Krishna che serve noi. Dovremmo avere sempre questo sentimento di cercare di servire Krishna e non dire che noi faremo quello che faremo e Krishna provvederà, che Krishna ci aiuterà. E Krishna ci aiuterà. Ora, Prabhupada, tu stai servendo Krishna, vuol dire che stai facendo qualcosa. Servire significa fare. Cosa intendi per servire? In realtà, quando servi qualcuno, non stai facendo qualcosa? Sei impegnato nel servire Krishna. In che maniera? Stai andando a predicare la coscienza di Krishna. Stai cucinando, stai pulendo, stai facendo così tante cose. Prabhupada dice così, qui dice helping Krishna means doing. Ma la domanda era Krishna che aiuta noi, perché il discorso era aiutati che Dio ti aiuta, quel discorso lì, no? Allora Prabhupada spiega che l'aiuto di Krishna è questo, che ci fa fare servizio, quello è. Allora qui, helping Krishna, qui mantenendo la coerenza del discorso, è Krishna che aiuta, cioè Krishna aiutante, vuol dire fare. Krishna che aiuta non significa che tu ti siedi lì, fermo, composto, non fa niente. No, questa è la coscienza di Krishna, attività, reattività. Qualunque assetto tu abbia per poter lavorare, agire, utilizzalo per Krishna. Quello è Bhakti. Adesso noi abbiamo, quali sono gli assetti che abbiamo? Abbiamo questa mente. Va bene, pensa a Krishna, abbiamo queste mani, lava il tempio, pulisci il tempio, cucina per Krishna, abbiamo le gambe, vai al tempio di Krishna, abbiamo questo naso, oh, senti il profumo dei fiori offerti a Krishna. Quindi è così che possiamo impegnare tutto. Krishna, la coscienza di Krishna vuol dire, impegno significa che uno lavora, agisce, attività. Arjuna stava rifiutandosi di agire e Krishna lo stava incoraggiando, gli stava dando l'entusiasmo per agire, spingendo, sollecitando. Questa è l'intera Bhagavad Gita. Coscienza di Krishna non vuol dire che non fare niente, cioè stare fermi, fare niente. Impegnarti in coscienza di Krishna vuol dire che devi lavorare per Krishna.
Krishna non dice, chiaramente in questo capitolo Krishna dirà qualcosa al riguardo, comunque mai dice ad Arjuna: mio caro amico Arjuna, non starti a preoccupare per questa guerra, siediti e medita su di me. Avete visto questo nella Bhagavad Gita? Questa meditazione vuol dire fermare. Questa meditazione vuol dire fermare ogni attività insensata e sedersi in maniera composta e immobile. Ma coloro che sono avanzati nella coscienza di Krishna, loro debbono lavorare per Krishna, come un bambino che sta sempre a crea disturbo e la madre gli dice: mio caro bambino, siediti qui, fermo, siediti qui tranquillo. Ma se lui può fare un qualcosa e può farlo bene, oh sì, la madre gli chiede: mio caro ragazzo, hai da fare questo, hai da fare quest'altro, hai da fare quell'altra cosa, vai, mettiti seduto immobile e per le cose insensate, per coloro che sono privi di buon senso, ma per coloro che sono consapevoli, che non sono insensati, perché per uno che è insensato, più sta fermo, seduto lì, se non altro non fa errori, non fa cose prive di senso, stai fermo, tutto qua, negazione di non sensi, la negazione delle cose prive di senso, insensate. Ma quella non è una cosa, non è l'aspetto positivo, non è la positività, è negativo, non positivo. Qui ci sono le attività positive, cioè quella significa inazione e questo significa azione. Attività positiva nel senso sì, che c'è attività, non negazione delle attività. Nella negazione, la negazione non è vita. È la vita positiva, quella è vita. Positiva significa azione, non positiva significa uno che è ottimista, no, non significa quello. Significa positivamente attivo, non solo potenzialmente attivo, ma attivo nella realtà. Ora, la vita positiva è vita. Non fare queste cose, fermo, non fare niente. Non è vita. Fai questo, quello è vita. Ma per poter fare le cose nel modo giusto, ci sono delle cose anche da non fare. Non fare non è vita, fare è vita. L'intera Bhagavad Gita è fare. Fai la guerra per me. Non c'è nulla che dica non fare. Arjuna era quello che voleva Arjuna era non fare, e diceva Arjuna diceva non indurmi a fare questo, e a Krishna quell'idea non piaceva, quella cosa non piaceva invece, e gli dice: parli come un non ariano, significa un incivile, un non ariano. Kutasva kasmalammidam anaria giustam, questo tipo di parole sono quelle che direbbero dei non ariani. Stava accusando Arjuna di essere non ariano, anaria. Quindi la coscienza di Krishna non vuol dire sedersi oziosamente, no. Noi vediamo che tutti i passatempi di Krishna sono pieni di attività. Quando andate nel mondo spirituale, Krishna è sempre che danza, danzante, danza, sempre a danzare. Lì avete la danza per 24 ore, su 24. E c'è anche il mangiare. Dov'è che uno sta fermo, sdraiato, fermo, seduto a fare niente? Non c'è questione di rimanere fermi seduti. Avete sentito dire questo a riguardo delle gopi? Che meditano, sedute, immobili, meditazione, le gopi? I devoti ridono. Avete sentito parlare di questo? Avete sentito dire così?
dal Signore Chaitanya Mahaprabhu, cosa? Danzare Hare Krishna, vedete? Voi siete anime spirituali, come potete fermarvi, bloccarvi e rimanere in silenzio? Non è possibile. Arjuna si rifiutava, e voi troverete in questo capitolo che quando ad Arjuna gli fu raccomandato, mio caro Arjuna, medita, immediatamente si rifiutò, mio caro Krishna, non è possibile per me non è possibile. E questo è un dato di fatto. Come potrebbe essere possibile per lui? Era un uomo di famiglia, voleva il regno, voleva governare la nazione, dove aveva il tempo per la sua meditazione? E quindi proprio palesemente, così chiaramente rifiutò. Mio caro Krishna, per me non è possibile. E gli disse che controllare la mente, vayareva sudushkaram, è difficile tanto quanto controllare il vento, l'aria. Ed è vero, è proprio così. Dovete impegnare la mente in Krishna, allora sì che è controllata, altrimenti artificialmente non potrete controllarla, perché non è possibile. L'ho detto Arjuna, che dire di altri? Chi è Arjuna? Arjuna parlava con Krishna personalmente. Credete che fosse un uomo ordinario, che egli sia un uomo ordinario? E lui ha detto non è possibile, impossibile. Vayor iva sudushkara. Proprio questo è l'esempio che ha dato. Chanchalam himana Krishna pramati balavadridam. Mio caro Krishna, mi stai chiedendo di controllare la mente, ma la mente è così poderosa, potente e inquieta, non trova pace, inquieta. Cosa credo io? Che lui, Arjuna, fosse un uomo ordinario? E lui ha detto che è impossibile. Vayor iva sudushkaram. Ha dato proprio questo esempio specifico. Chanchalam himana Krishna pramati balavadridam. Mio caro Krishna, mi stai chiedendo di controllare la mente, ma è così potente, è così inquieta, instabile. Credo che arrivare a controllare la mente sarebbe come arrivare a controllare l'aria, il vento. Cioè, se c'è un vento forte, potete controllarlo? E questo è l'esempio che egli pone, che egli dà. Voi potete controllare la mente quando fissate la mente ai piedi di loto di Krishna. Tutto qua. Allora nessuna cosa priva di senso potrà entrare dentro la vostra mente, arrivare dentro la vostra mente. Solamente Krishna. E quella è la perfezione della meditazione. Attività, un devoto dice, qual è la ricreazione per una persona cosciente di Krishna? Prabhupada, la ricreazione è danzare, danza. I devoti ridono. Vieni, vieni, danza con noi. Non è ricreazione quella? E quando diventi stanco, prendi prasadam, prasada. Che ricreazione vuoi più di questa? Che dici? Che mi rispondi? Non è ricreazione? Il devoto dice sì. Credo che sia difficile per qualcuno che viene da preoccupata. Difficile? Perché è difficile? Danzare è difficile? Cantare e danzare? Il devoto dice è più facile per un devoto che vive nel tempio. Prabhupada. Oh! Ma così come tu vieni, come arrivi tu, chiunque può venire. Tutti sono benvenuti. Non facciamo pagare, nulla facciamo pagare per questa danza. Se vai in una sala da ballo, dove ci sono tanti altri tipi di danze, tu paghi per quello, ma noi non facciamo pagare niente. Semplicemente questi nostri studenti semplicemente chiedono
una donazione, qualche donazione, perché dobbiamo mantenere l'istituzione, dobbiamo mantenere tutto questo. Ma non facciamo pagare un biglietto d'ingresso. Quindi se voi semplicemente venite e cantate per ricreazione, a noi va bene, una cosa, questa è una cosa molto buona. C'è tutto nella coscienza di Krishna, tutto. Vogliamo la musica? E c'è la musica. Vogliamo danzare? E c'è la danza. Potete portare dei bei strumenti musicali, potete unirvi a noi. Noi distribuiamo dei piatti con preparazioni molto gustose. Praticamente questo è un sistema di ricreazione. Tutto qui, è solo questo, un sistema di ricreazione. E devo dire, il Prabhupada dice sì, se ci pensate seriamente, ve ne accorgerete che questo sistema non c'è nessuna fatica, tutto affatto, soltanto ricreazione. Susukam, questo è affermato nella Bhagavad Gita, nono capitolo, lì troverete Susukam. Ogni cosa è piacevole e dona felicità. Trovate, cercate di trovare qualsiasi cosa nel nostro sistema che sia problematica. Ditemi, praticamente, chiunque. Questo punto è molto problematico? Ponete le vostre argomentazioni contrarie. Provate. È soltanto piacere, piacevole. Solamente ricreazione, tutto qua. Sottolinea, dai, evidenzia. Swamiji, questo punto non è molto ricreativo, oppure no, non è una posizione, questa è una posizione, condizione di infelicità. Dai, niente? La gente vuole questo, quella è la loro cosa naturale, proprio come questi bambini. Quando loro vedono questi ragazzi, queste ragazze che danzano, allora i bambini anche loro cominciano a danzare automaticamente, è una cosa spontanea, questa è la vita e questa è la nostra vera vita nel mondo spirituale, non c'è ansietà, solamente persone danzano, cantano e mangiano bene, tutto qua, non ci sono fabbriche, non c'è lavoro, fatica, non ci sono istituzioni tecniche, non ce n'è bisogno. Queste sono tutte cose artificiali. Ananda Maya Vyasat. Vedanta dice così. Ananda Maya Vyasat. Ananda Maya Vyasat. Ogni entità vivente. Dio è Ananda Maya, pieno di estasi, piacere. E noi che siamo parti, sue parti integranti. Noi siamo delle particelle di Dio. Anche noi possediamo la stessa qualità. Ananda Maya Vyasat. Quindi tutto il procedimento nel suo insieme, questo nostro metodo, è di unirci al Supremo Anandamaya, Krishna, nel suo gruppo di danza. Questo ci renderà veramente, realmente felici. Qui stiamo cercando di essere felici attraverso dei metodi artificiali e stiamo diventando frustrati. Ma se veramente vi situate nella coscienza di Krishna, realmente, semplicemente risvegliate la vostra posizione, la vostra condizione originale, gioiosa, semplicemente gioia, Ananda Maya Vyasat. Questi sono i Vedanta, perché la nostra natura è Ananda Maya. Le persone, tutti, stanno cercando di trovare questa felicità. Anche qui, in questa la Cienega Avenue a Los Angeles, non lì. È piena di ristoranti, questa strada è piena di ristoranti, pieno, così tante insegne ci sono, tante cose, perché? Perché loro pubblicizzano, venite qui c'è l'ananda, qui c'è il piacere, così, questa pubblicità è quella che fanno, e anche noi stiamo facendo la stessa cosa. Qui c'è Ananda, quindi chiunque stia cercando il piacere, Ananda, tutti stanno cercando il piacere, Ananda, ma ci sono differenti standard di piacere.
sempre il discorso è lo stesso, sempre quello. Qualcuno sta cercando di trovare piacere dal punto di vista materiale, qualcuno sta cercando di trovare piacere attraverso la speculazione, la filosofia, la poesia, l'arte. Qualcun altro, altri stanno cercando di trovare piacere nello stadio trascendentale. Ma tutti stanno cercando di trovare piacere. È solo quello. Quello che facciamo è solamente questo. Perché lavorate duramente, giorno e notte? Perché sapete, di notte io mi unirò con quella ragazza, oppure io mi unirò con la moglie e potrò godere. Nell'insieme tutti accettano ogni tipo di problema solo per cercare quel piacere. Il piacere è la meta finale, quella conclusiva. Ma voi non sapete dove sia il piacere. Quella è tutta illusione. Il vero piacere è nella forma trascendentale di Krishna. Voi troverete Krishna che è sempre gioioso. Tanti dipinti, vedete? Sempre gioioso. E se noi ci uniamo a lui, allora anche voi diventate gioiosi. Ci sono così tanti dipinti. Vedete? E se ci uniamo a Krishna, anche noi diventiamo gioiosi. Tutto qua. Avete visto? Avete visto dei dipinti dove Krishna lavora con dei macchinari? I devoti ridono. Enormi macchinari? Oppure avete visto qualche dipinto dove Krishna fuma? I devoti ridono. È per natura pieno di piacere. È piacere così, naturalmente. Vedete? Il piacere. Quindi voi dovete dispiegare voi stessi, dispiegarvi in quel modo, nel modo tale che troverete quel piacere. Allora troverete piacere. Dovete dispiegarvi in quella maniera, cioè dovete sbocciare in quella maniera. E allora troverete piacere. Tutto è semplicemente completo, pieno di piacere. Questo è tutto. Anandamayo Bhyasat. Per natura, semplicemente piacere. Non attraverso mezzi artificiali. Ananda Chimaya Rasa Pratibhava Bhavitabhi. Nella Brahma Samhita. Ananda Chimaya Rasa Pratibhavitabhi Tabirya Eva Nija Rupataya Kalabhi. Koloka Eva Nivasati Akilatma Buddha. Govindam Madhipurusham Tam Aham Bhajami. Ananda Chimaya Rasa. Rasa vuol dire il gusto, quel gusto pieno di nettare. Come noi che cerchiamo di gustare un dolce candito, cose del genere. Perché? Perché lì c'è un sapore molto gustoso, molto buono. Tutti stanno cercando di trarre un qualche gusto da ogni cosa. Vogliamo gioire della vita sessuale, che c'è un qualche gusto. Quello chiamato Adi, gusto Adi, e ci sono tante varietà di gusti. Lì nella Brahma Samhita, Ananda Chimaya Rasa, quel gusto, il gusto materiale, potete sì assaggiarlo, ma finirà immediatamente, finisce, in un attimo, finito. Diciamo qualche minuto, ad esempio se voi avete un dolce molto buono, e lo gustate, no? Oh, dite questo è molto buono, prendi un altro, va bene, ok, e ancora un altro, no, basta, basta, non ne voglio più, finito, vedete? Il gusto materiale è temporaneo, non è illimitato, ma il vero gusto è illimitato. Una volta gustato non potrete più dimenticarlo. Ed andrà avanti, aumenterà. Ananda Bhuti Vardhanam. Chaitanya Mahaprabhu ha detto così. Questo gusto non fa altro che aumentare, 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 solo quello. Nonostante
è come grande come l'oceano. Comunque continua ad aumentare. Avete visto l'oceano? È limitato. Il vostro oceano Pacifico continua a mandare le onde, ma non aumenta. Se aumentasse ci sarebbe un grande caos, disturbo, problema. Capite? Ma per la legge della natura, per ordine di Dio, non oltrepassa i suoi limiti. Rimane lì, dentro i limiti. Ma Chaitanya Mahaprabhu dice che c'è un oceano di estasi, un oceano di gusto, di estasi trascendentale, che invece è in aumento. Anandam Budhi Vardhanam, Pratipadam, Purnam Netasvadanam, Sarvatma Snapanam, Param Vijayate, Sri Krishna Sankirtanam. E questo otterrete, attraverso questo canto del Hare Krishna. Questa vostra potenza di piacere aumenterà, incrementerà sempre di più, sempre di più, sempre di più. Sì, qual è la tua domanda? Un devoto dice, ma Kshirodha Kashyap Vishnu è presente nelle entità non viventi, per esempio le rocce, la materia? Prabhupada, sì, anche nell'atomo. E il devoto dice, ma nella sua forma quattro braccia? Srila Prabhupada, oh, sì. Ovunque egli viva, egli vive con la sua propria parafernalia, con tutti i suoi attributi. Anor aniyan mahato mahiyan. È più grande del più grande. Ed egli è più piccolo del più piccolo. Questo è Vishnu. Andanta rasta paramano, chayanta rasta paramano significa l'atomo. Non potete neanche vederlo per quanto è piccolo. Ed egli è anche dentro quell'atomo, è ovunque. Devoto, sesto devoto, ma Prabhupada, tu ci hai detto che ovunque si trovi Krishna, quello è Vrindavana. Quindi mi stavo chiedendo, ma se Krishna è presente dentro i nostri cuori, che vuol dire? Che anche dentro il nostro cuore c'è Prabhupada, oh sì, chi ha realizzato, lui vive in Vrindavana, ovunque si trovi lui vive a Vrindavana, un'anima realizzata è sempre, vive sempre a Vrindavana, lo ha detto anche Chaitanya Mahaprabhu, chi ha realizzato Krishna è sempre, vive sempre a Vrindavana. Proprio come Krishna o Vishnu vivono nel cuore di ognuno, ma vive anche nel cuore del cane. Che vuol dire allora? Che Krishna diventa cagnesco? Diventa come un cane? No, lui vive a Vaikunta. Nonostante viva nel cuore del cane, vive. In ogni caso sta vivendo a Vaikunta. Similmente un devoto può sembrare che viva in un qualche luogo che è lontano da Vrindavana, ma egli sta vivendo in Vrindavana. E questo è un dato di fatto. Sì, fine. Certo. Se chi vive nella coscienza di Krishna vive con Krishna. E se c'è Krishna... c'è Krishna con tutta la sua parafernalia, c'è Krishna, Vrindavana, i devoti, le relazioni d'amore fra Krishna e tutti i devoti, nelle varie differenti no? gusti, nei vari gusti. Quindi se c'è Krishna c'è tutto. Infatti, Krishna mai lascia Vrindavana. Perché? Perché... non c'è differenza, Krishna e Vrindavana non c'è differenza, sono diversi, sono varietà della stessa entità. Se c'è Krishna c'è Vrindavana, se c'è servizio devozionale c'è Vrindavana, se c'è coscienza di Krishna c'è il mondo spirituale. Però dove vivono i devoti che sono impegnati nel servizio a Krishna, in coscienza di Krishna, nella coscienza di Krishna, quello è Vrindavana, quello è il mondo spirituale.
Quello è il piano assoluto. Quindi può sembrare esternamente, può sembrare che un devoto viva da un'altra parte, lontano, ma non è così. Vive sempre a Vrindavana, dove c'è anche Mayapur. C'è differenza Mayapur e Vrindavana. Sono sentimenti nella relazione d'amore con Krishna, sentimento come il sentimento di separazione. Quello è un sentimento di separazione, ma proprio perché appartiene al piano assoluto della pura coscienza di Krishna, quel sentimento di separazione altro non è che una, è un incremento costante di unione con Krishna. Il sentimento di separazione non è qualcosa statico come tutti i sentimenti e le relazioni con Krishna, non è qualcosa che raggiunto quello è statico e uno vive con quello. No, è dinamico, tutto è dinamico nel mondo spirituale, sul piano assoluto, tutto è dinamico, tutto. Quindi quel sentimento di separazione altro non è che un eterno continuo incremento di unione con Krishna. Nel mondo materiale la separazione è separazione. Nel servizio devozionale la separazione è incremento di unione. Sempre più. Non c'è limite. Questa è la natura spirituale, non c'è limite. Non c'è. Le anime spirituali sono in grado di riempirsi di coscienza di Krishna, ma appena sono piene diventano capaci di riempirsi ancora di più. Si aumenta, 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 aumenta all'infinito. Non c'è né un punto di inizio né un punto di arrivo. Come il desiderio. Il desiderio è, si crea uno spazio da riempire. Quello è il desiderio. Quando quel desiderio è soddisfatto, quello spazio è riempito, quella capacità di contenere è riempito, ma automaticamente incrementa e quindi ancora desiderio, si crea ancora spazio, non c'è limite. Ed è eternamente così, quindi non è che è sottoposto al passato, al futuro, è eternamente così. Nell'eterno presente c'è questa dinamicità di intensificazione della relazione fra Krishna e i suoi devoti. Ecco perché Nava Yovana è sempre nuovo, per questo è sempre nuovo. Non diventa mai istantaneo. Nel mondo materiale qualunque cosa che può arrivare come nuova, ma dopo un po' diventa vecchia, si invecchia. Anche le relazioni. Ma non così per quanto riguarda Krishna e la relazione con i devoti. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Leggiamo da questo libro, intitolato Una raccolta di lezioni sullo Srimad Bhagavatam, di Sua Divina Grazia, Abhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, acharya fondatore del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. E continuiamo a leggere una lezione sullo Srimad Bhagavatam, primo canto, settimo capitolo, versi 36 e 37, tenuta da Srila Prabhupada a Vrindavana, 29 settembre 1976. Allora. Dehapatya kalatra dishatma sain yesh asat svapi tesham pramatto nidanam
Pasham apina pasyati pramatta. Questa è la parola che viene usata, pramatta. Pramatta tasya ritanam pasyan apina pasyati. Egli vede ogni giorno che, oh, questo gentiluomo ha una moglie molto brava, questo gentiluomo ha un figlio molto bravo, una famiglia molto buona, ma stanno morendo. Allora chi è che lo proteggerà? Lui sta pensando che mia moglie, i miei figli, i miei amici mi salveranno, ma sono morti. Allora, come potrà essere protetto? Nessuno può proteggere chiunque, nessun altro. Nessuno può proteggere chiunque altro. Non è possibile. Ognuno deve prendersi cura di se stesso. Questo mondo è così. Non dipendete. Solo Krishna può proteggervi. Nessun altro. E se voi capite questo, allora non siete pramatta. Ma se invece questa cosa non la capite, allora siete dei farabutti. Quindi siete pramatta. Solo Krishna. Perciò Krishna ha detto che, lo ha detto che vi assicuro, lui ha dato la rassicurazione, dicendo sarva dharma paritya già, mamekam sharanam braja, perché egli è suridam sarva bhutanam, io sono l'amico di ognuno, posso proteggerti, aham tvam sarva papebhyo moksha yishami. Quindi dovete prendere il rifugio in Krishna, altrimenti siete pramatta, farabutti, muda. Krishna sta dando questo avviso, questo consiglio. Fai così, fallo, ma noi siamo così mascalzoni, pramatta, noi pensiamo, no, mio figlio mi proteggerà, mia moglie mi proteggerà, il mio amico mi proteggerà, il mio governo mi proteggerà. Queste sono tutte cose insensate, pramatta. Questo è il significato di pramatta. Cercate di capire. Pramatta tasya nidanam pasyan api. Un altro senso di pramatta è che coloro che sono impazziti appresso alla gratificazione dei sensi, nunam pramatta kurute vikarma, perché c'è un altro verso, nunam pramatta. Coloro che sono pramatta, coloro che non hanno responsabilità, che non si prendono responsabilità nella vita, a riguardo della vita, responsabilità a riguardo della vita, a volte senza che ce ne sia necessità rubano e fanno tante, tante cose sbagliate. Vikarma. Perché? Perché è pramatta. Anche lui è un pazzo. Non ha pramatta kurute vikarma. Fanno vikarma. Cioè attività contrarie alle scritture. Fare attività in accordo alle scritture, quello è karma. Contrarie alle scritture è vikarma. E perché queste persone si prendono, corrono questo rischio, il rischio di essere puniti? Ad esempio, un uomo ruba, sarà punito o dalla legge dello Stato o dalle leggi della natura, ovvero Dio. Sarà punito. Può sfuggire alle leggi dello Stato, ma non può sfuggire alle leggi della natura, alle leggi di Dio. Prakrite kriyamanani gunai karmani. Non è possibile. Come ad esempio, secondo le leggi della natura, se ti contagi da una qualche malattia, dovrai essere punito. Dovrai soffrire a causa di quella malattia. Quella è la punizione. Non puoi sfuggire. Similmente, qualunque cosa tu faccia, karanam guna sangoshya, se vivi come un gatto, come un cane, quella è un'infezione, l'infezione del guna, l'influenza dell'ignoranza. E allora, nella tua vita successiva, diventerai un cane, che devi essere punito. E quella è la legge della natura, questa. Questa è la legge della natura.
Perciò chi non conosce tutte queste leggi commette tantissimi peccati, tante attività peccaminose, vikarma, cioè karma, vikarma e akarma. Karma significa ciò che è prescritto, ciò che è nelle scritture. Guna karma vibhadasha. Karma significa che, così come è scritto negli shastra, in base a come hai sviluppato un certo tipo di modalità, quale influenza della natura, il tuo karma è in accordo a quello. Brahmana karma, kshatriya karma, vaishya karma. Quindi se voi seguite, quello è il dovere del maestro spirituale e degli shastra. Designare quando uno è brahmachari e dice tu devi comportarti così, comportarti da brahmana, tu invece come kshatriya, tu invece devi agire come vaishya e gli altri shudra. Quindi queste divisioni vengono esercitate dal maestro spirituale. E in che modo? Yasya ya lakshanam proktam pumsho varnabhi vyanjakam. Il maestro spirituale dirà: tu svolgi questo lavoro, svolgi questo dovere, quindi quella cosa dovrebbe essere determinata. Quello è karma, guna karma. Il maestro spirituale vede che quella persona ha quelle qualità. È una cosa naturale, è proprio come a scuola, nel college. Qualcuno viene formato, istruito come scienziato, qualcun altro come ingegnere, qualcun altro come dottore, altri come avvocati, in accordo alla tendenza, alla psicologia pratica dello studente. In base a quello gli viene consigliato: segui questa linea, prendi questa via. Similmente, queste quattro divisioni della società sono una cosa molto scientifica. Quindi attraverso l'istruzione del guru, quando il ragazzo o la ragazza sono quando sono nella gurukula, quando lui è nella gurukula, gli verrà dato uno specifico, particolare tipo di dovere. E se lui lo segue con fedeltà, lo segue fedelmente, svakarmana tam abhyarchya, il vero scopo è la coscienza di Krishna. E in accordo al suo guna e karma viene impegnato in un particolare, in una particolare occupazione in base al dovere. Nulla è male, a patto che sia fatto per la soddisfazione di Krishna. Atapumbir vijashrestha varna shrama vibhagasa. Il varna ashram, varna shrama vibhagasa, ci deve essere quello. Ma qual è lo scopo però? Qual è l'obiettivo del varna shrama? Semplicemente diventando brahmana ha avuto successo? No, nessuno può giungere al successo a meno che non soddisfi Krishna, e quello è il vero successo. Arjuna, come ha fatto Arjuna? Attraverso l'arte militare, l'arte marziale, egli ha soddisfatto Krishna. Similmente, attraverso il vostro Vaishavritti, Krishigo, Raksha, Vanijiyam, potete soddisfare Krishna anche come proprietari terrieri, protezione delle mucche, oppure attraverso il vostro Brahmana Vritti potete soddisfare Krishna insegnando, anche attraverso il vostro Shudra Vritti potete soddisfare Krishna mettendovi a disposizione di tutte le altre classi. Questa possibilità c'è, e questo Krishna lo dice svakarmana tam abhyarchya, svakarmana tam abhyarchya. L'obiettivo dovrebbe essere come soddisfare Krishna. Non importa, non importa che tu sia brahmana, kshatriya, lo conferma Krishna. Dice avicet sudurachara. No, mam i partha vyapashritya yepishu papayonaya. Papayone vuol dire sotto la categoria, la classe di Vaisha. Shudra, i Shudra sono papayones, anche i Vaisha. Striyo vaisha stata shudras tepi yanti paramgatim. Ma non c'è alcun impedimento nell'avvicinare Krishna. Non perché siete shudra o chandala,
o donne o Vaishya, no, tutti possono. Quella facilitazione esiste, perciò il nostro dovere dovrebbe essere, non importa, qualunque posizione io sia destinato, non importa, lasciate che soddisfi Krishna. Non è che, ad esempio, cioè noi adoriamo le divinità, e quello è il dovere del Brahmana. Ma qualcuno viene chiamato e gli viene detto pulisci il pavimento. Ma lui non dovrebbe pensare, oh, io sto pulendo il pavimento, perciò sono più in basso della persona che direttamente adora le divinità. Ma no, è quello che vogliamo, il piacere di Krishna. Se Krishna vede che pulendo il pavimento tu stai facendo questa cosa molto molto bene, molto attentamente, Krishna è soddisfatto. Oh, sei così bravo. Similmente, un uomo che decora Krishna con le ghirlande, se Krishna è soddisfatto, quello è il punto principale, essenziale. Krishna che è soddisfatto. Non che poiché voi siete dentro la stanza delle divinità, allora siete molto elevati, invece quell'altro, l'altro uomo che sta pulendo il pavimento, lui non è elevato. Ma no, Sri Vigrahara Dhanna Nityanana Sringaratan Mandira Marjanado. Adorazione di divinità, pulire il tempio, sono tutte uguali queste cose. In qualunque posizione voi vi troviate, il vostro sforzo dovrebbe essere semplicemente quello di come soddisfare Krishna. Questo è necessario. Svakarmana tamma bhyarjya. È anche detto Ata pumbir dvija shrestha Varna Shrama Vibhagasa, perché generalmente ci sono delle divisioni, Varna e Ashram. Quindi Suta Goswami dice, in quell'incontro a Naimi Sharanya, dice Ata Pumbir Dvija Shrestha. Lì sono tutti grandi studiosi, molto eruditi, e Brahmana. Quindi si rivolse a loro dicendo Dvija Shrestha. Dvija significa Brahmana, Kshatriya Vaishya, ovvero una persona che ha il diritto di indossare la corda sacra. Loro sono definiti Dvija. Ma fra queste tre classi, Brahmana, Kshatriya e Vaishya, i Brahmana sono definiti Dvija Shrestha. Per questo egli si rivolge così a loro. Cioè migliori fra Brahmana. Ata pumbir dvija shrestha varna shrama vibhagasa svanustita sya dharma sya samsiddhir hari toshanam. Samsiddhi, e dice non importa chiunque voi siate, se voi siate sannyasi, grihastha, brahmachari, brahmana, kshatriya, vaishya, sudra, non importa, cercate di soddisfare Krishna, cercate di dare piacere a Krishna, e allora la vostra vita avrà avuto successo, altrimenti siete pramatta, pazzi. Nunam pramatta kurute vikarma. Finché rimanete pramatta farete la funzione, proprio la funzione opposta, e verrete incatenati, coinvolti, invischiati. Perciò nella Bhagavad Gita è detto yagyarte karmana anyatra karma bandana. Se non lavorate per soddisfare Krishna, allora quel lavoro vi coinvolgerà, vi incatenerà al ciclo della nascita e della morte. Grazie tante. Fine. Pramatta significa veramente matto. E come si fa a soddisfare Krishna? Devo soddisfare Krishna. E come? Come si fa? Chi lo sa come si fa a soddisfare Krishna? Conosci Krishna? Parli con lui? Sì, qualcuno può dire sì, io parlo con Krishna, ma ti risponde?
Mi manda i segnali. Ma non è solo Krishna che manda segnali, eh. Sono tanti che mandano i segnali. Come distinguere? Come si fa? Come si fa a soddisfare Krishna? Essere sicuri che Krishna sia soddisfatto dalle nostre azioni, da quello che facciamo. Come si fa? Potete il primo, puoi alzare la mano, potete alzare voi tutti che siete in questa stanza. Chiunque di voi, se vuole, può alzare la mano e rispondere. Come si fa? Come faccio? Come si fa? Puro devoto. Segue le istruzioni del puro devoto che conosce Krishna. Segue le istruzioni del puro devoto che conosce Krishna. Quindi quel puro devoto, che cos'è per te? Tu segui le istruzioni del puro devoto che conosce Krishna. Quindi che relazione c'è fra te e quel puro devoto che tu segui? Qual è la relazione? Maestro spirituale. Maestro spirituale. Quindi come discepolo segui le istruzioni del maestro spirituale, che per essere maestro spirituale deve essere un puro devoto di Krishna, altrimenti non può essere maestro spirituale. E che quando cantiamo la mattina, l'ultimo verso, Guru Vandana, ma che dice? Com'è l'ultimo? Com'è? Scusa, ripeti? Quando cantiamo Samsara Dharana, Yasya Prasada Bhagava Prasada, Yasya Prasada Na Katikutopi. Senza soddisfare il maestro spirituale non c'è verso di pensare che possa essere soddisfatto Krishna. Quindi se il nostro maestro spirituale non è soddisfatto, significa che Krishna non è soddisfatto. Confermato. È confermato. E se lui è soddisfatto, allora significa che Krishna è soddisfatto. Non ci sono difficoltà nel capire quando Krishna è soddisfatto e quando Krishna non è soddisfatto. Il nostro maestro spirituale, Srila Prabhupada, ci impegna al servizio di Krishna. Quindi, se lui è soddisfatto del nostro servizio, vuol dire che Krishna è soddisfatto. Se lui non è soddisfatto, significa che Krishna non è soddisfatto. Allora, questo Hari Toshanam, qualunque attività, in qualunque posizione e condizione uno si trovi, quell'attività deve essere svolta per soddisfare Krishna, non per soddisfare noi stessi o qualche allargamento del nostro noi. Io e mio, io e i miei. Quello che faccio non deve mirare a soddisfare me e i miei, deve mirare a soddisfare Krishna. E per sapere se quello che facciamo sta veramente soddisfacendo Krishna, dobbiamo vedere se è soddisfatto il maestro spirituale. Lui ci dice cosa fare e cosa non fare. Se noi seguiamo le sue istruzioni, possiamo capire se lui è soddisfatto oppure no. E se non è soddisfatto, dobbiamo chiedere perché, dove stiamo sbagliando, ed accettare le sue correzioni, i suoi rimproveri anche. Questo è l'aspetto più importante, il più importante aspetto della relazione fra il discepolo e il maestro spirituale, è questo, i rimproveri del maestro spirituale. Perché? Quello è l'aspetto più importante, i rimproveri. Perché le sue correzioni ci permettono di
cambiare rotta, cioè ci permettono di aggiustare il tiro verso l'obiettivo Haritoshanam, che è quello di soddisfare Krishna. Sono i suoi rimproveri che ci permettono di seguire la via giusta per arrivare a soddisfare Krishna. Se lui non ci rimprovera, significa che non siamo in grado, lui vede che non siamo in grado di accettare le sue istruzioni e quindi non ci rimprovera. Perché lui vede che sarebbe inutile quel rimprovero, perché noi non siamo arresi e non siamo disposti ad accettare quei rimproveri. E quindi non lo fa. E questo è il nostro più grande, la nostra più grande disgrazia, è quella. Quando invece ci corregge, ci riprende, ci castiga, quella è la nostra più grande fortuna. Perché lui pensa, questo discepolo è sottomesso, è arreso sufficientemente perché possa accettare queste istruzioni, queste correzioni, senza, senza andarsene, senza prenderla male, senza risentire, senza provare il risentimento. E quindi ci vede capaci di capace significa ci vede dei contenitori che hanno la capacità di ricevere queste istruzioni. Se non ci rimprovera mai, vuol dire che non stiamo facendo, vuol dire che non siamo nella giusta coscienza. Significa che quello che facciamo non lo stiamo facendo nella giusta coscienza. Perché se così fosse, siamo perfetti? Siamo perfetti, facciamo tutto perfettamente? Pensiamo di essere perfetti? E tutto quello che facciamo è perfetto, non ci sono errori. E se ci fossero errori, sono errori insignificanti che non sono da considerare, perché non sono errori che in qualche modo cambiano il risultato, che dipende da quello che faccio io, perché sono così bravo. Così è? Siamo perfetti? Vediamo Krishna faccia a faccia? Abbiamo solo un fiume, un flusso continuo e ininterrotto di amore verso Krishna, che non pensiamo ad altro che come soddisfare Krishna in tutti i modi, senza nessuna interferenza di qualche altro. 24 ore su 24, giorno, notte, non ci dormiamo di notte per soddisfare Krishna. Neanche mangiamo, neanche dormiamo, neanche ci occupiamo dei nostri bisogni. Siamo così intensamente immersi nel soddisfare Krishna. Qualunque cosa sia, la vediamo uguale, qualunque servizio. Pulire il pavimento, spaccare le pietre, tagliare la legna per il fuoco, decorare le divinità, predicare, fare lezioni. Vediamo lo stesso entusiasmo in ogni cosa, perché è per soddisfare Krishna. Sono pronto, qualunque cosa ci sia da fare la faccio, sempre così, no? Senza mai un momento di neanche la stanchezza. Siamo così? Se non siamo così, allora perché non mi corregge? Perché non mi dice dove sto sbagliando? Dobbiamo pensare che se non ce lo dice, se il maestro spirituale non ci corregge, è perché vede che non siamo in grado di... No, non abbiamo spazio, non siamo in grado di ricevere, perché per ricevere ci vuole lo spazio. Se lo spazio è già occupato, come fa a ricevere? Non ci vede come dei recipienti adatti per poter dare quelle istruzioni, quelle correzioni, perché non siamo sottomessi a sufficienza. Quindi è lì l'aspetto più importante nella relazione con il maestro spirituale, è quello della correzione, non quello dei complimenti.
Ah, che bravo, quanto sei bravo, hai fatto tutto bene, ah, tu sei. No. Quindi questo è, diciamo, no? Come si fa a capire se Cristo è soddisfatto oppure no? Se è soddisfatto il maestro spirituale. E dobbiamo verificare se corrisponde. Se quello che facciamo corrisponde alla sua. Se quello che facciamo e il come lo facciamo corrisponde alla sua soddisfazione. Se lui è soddisfatto, Cristo è soddisfatto. Lui è soddisfatto quando vede che noi siamo sottomessi, siamo arresi e accettiamo le sue direttive, perché così velocemente possiamo avanzare in coscienza di Cristo e tornare da Cristo. Altrimenti saremo ripetenti per tanto tempo. Va bene, possiamo chiudere qua. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.